Ale Carpi, Ale! Prima della partenza per Novara, come al solito a tavola. Alla prossima, dai! Lore! Che brutta boccia. Terra, aria. Mamma mia. Ma Dio vuole, mica è andata dentro! Ale Carpi Ale, oggi terminiamo lo speciale Novara Carpi 2-1 da casa, perché così dopo la partita ci siamo fermati un attimo dentro lo stadio, così a scambiarci un attimo gli auguri di Natale, solo verbalmente, con i tifosi del Novara, che comunque rimane la nostra simpatia per il Novara, anche nonostante la sconfitta, in quanto ricordiamo ancora l'ultima giornata del campionato di Serie B dell'anno scorso, Novara 4, Modena 0. Quindi, a parte le battute, ci rimangono sempre molto simpatici. Detto questo, è un Carpi che a mio avviso, nonostante la sconfitta, ha fatto una buona prestazione a Novara a livello di gioco. Peccato quelle due punizioni concesse, dove una francamente non l'abbiamo capita. Al di là di questo, due punizioni che condannano i biancorossi a così un fine di anno non molto felice dal punto di vista, ecco, del risultato, ma ripeto, secondo me la prestazione c'è stata. Facciamo così, dal punto di vista dei numeri, un riassuntino di questo girone d'andata generale per quanto riguarda le prime sei posizioni del campionato di Serie B 2016-2017, e troviamo quindi un Verona a comando con 41 punti, un Frosinone seconda posizione punti 38, Benevento e Spal terza e quarta appaiate a 36, Cittadella 34 e sesto posto per il Carpi punti 32. Così mi fermavo un attimo a estrapolare qualche numero che vi volevo così sottoporre, e trovo che il Verona sta viaggiando a una media di 1,95 punti a partita, Frosinone 1,80 e via via tutte le altre. Se facciamo un raffronto invece con la classifica di Serie B, quella finale dell'anno scorso, e guardiamo le prime sei posizioni, possiamo così trarre qualche spunto a mio avviso interessante. Infatti, se andiamo a vedere le prime sei posizioni del campionato dell'anno scorso, troviamo Cagliari e Crotone prime con 83-82, quindi vuol dire che hanno ottenuto una media punti per partita pari rispettivamente a 1,97 e 1,95. Dopodiché troviamo Trapani-Pescara, Bari-Cesena,
dal terzo al sesto posto, tanto per comparare un po' con le prime sei posizioni di quest'anno, dove diciamo così c'è anche il Carpi. La cosa secondo me interessante che si può evincere da questi numeri è la seguente: abbiamo per le prime due posizioni, Verona e Frosinone, come già detto, una media di 1,95 e 1,80 contro 1,97 e 1,95 delle prime due posizioni dell'anno scorso, Cagliari e Crotone, che erano, quindi abbiamo soprattutto un calo sensibile sulla seconda posizione. Terza posizione l'anno scorso il Trapani con una media di 1,73, quest'anno Benevento 1,71, anche qui un leggerissimo calo. Poi troviamo Spal e Cittadella di quest'anno 1,71 e 1,61, stabili con la quarta e quinta posizione dell'anno scorso, che erano esattamente le stesse 1,71 e 1,61, mentre per la sesta posizione il Carpi è in calo con quest'anno una media di 1,52 e il Cesena l'anno scorso sesta posizione con 1,61. A mio avviso questi numeri ci vogliono dire che il campionato di quest'anno è più livellato rispetto a quello dell'anno scorso, quindi diciamo così, se possiamo vedere un bicchiere mezzo vuoto per il Carpi, e quindi il mezzo vuoto consiste che probabilmente non siamo nella posizione che ci aspettavamo di avere al termine del girone d'andata, il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dal fatto che un campionato più livellato rispetto a quello dell'anno scorso permette più agevolmente di scalare le posizioni che ci sono davanti. A questo punto non ci resta che affrontare il girone di ritorno, vedremo anche un attimo come la società si porrà sul mercato, perché ci sono voci di partenze e col mercato alle porte sapremo finalmente la verità e soprattutto quale sarà il mercato in entrata per quest'anno, per questa sessione di riparazione di gennaio. Noi siamo qui, saremo sempre vicini ai ragazzi a seguire la squadra anche in questo girone di ritorno, sperando di potercela giocare questa promozione fino alla fine. E niente che dire, un saluto da Paolo, il Conte oggi non c'è perché giustamente è a festeggiare l'inizio dell'anno, allora ancora un saluto da Paolo e come sempre, Ale Carpi Ale!